Un'arte complessa dei giovani e dei bambini. Si tratta di un'attività organizzata dall'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica con l'appoggio della Fondazione Ardelia in Romania. L'attività della Fondazione è coordinata dall'architetto Alessandrina Ardelia, Dana Ardelia, la signora qui presente. Buonasera. Che è nata e oriunda di Brașov, nel centro del paese, in una grande città, grande centro economico, culturale, universitario della Romania. La signora Dana Ardelia pratica l'architettura a Bucarest, però è fortemente attirata dall'arte popolare, civettando con la grafica e la ceramica. A cominciare dall'anno 1984 si impegna definitivamente con la creazione dell'abbigliamento per i bambini, prima in veste di collaboratrice, poi di socio del Fondo degli Artisti Plastici Romeni, un'organizzazione professionista degli artisti plastici della Romania, la più importante di livello nazionale. La signora Ardelia realizza con la maestria delle proprie mani modelli di ispirazione folcloristica romena usando materiali diversi ed accessori in un insieme geometrico e una coloristica armonica in una sottile maniera romantica. Nell'anno 1990 l'architetto Dana Ardelia fonda il primo gruppo di manechini bambini tra i 6 e i 12 anni, con cui presenta al grande pubblico romeno e a quello straniero numerose mostre personali, collettive e spettacoli di moda per i bambini. Come vedete qui. Le sue creazioni sono adatte specialmente per i giorni festivi. Per questa attività ha ottenuto in Romania il premio nazionale per la creazione dell'abbigliamento per i giorni festivi per i più piccoli. Partecipa poi a numerose mostre in Romania, Francia, Austria, Italia, Germania, Ungheria e altri paesi. Nell'estate del 1998 crea la Fondazione Culturale Dana Ardelia con alcuni obiettivi importanti come incoraggiare e promuovere le diverse forme di espressione artistica dei bambini, dei giovani dotati. Un altro obiettivo è il sostenimento materiale per i giovani dotati, talentati, ma privi di possibilità. Un altro, conservare la tradizione nazionale romena attraverso spettacoli, concorsi, mostre, eccetera. E la promozione dei valori spirituali ed artistici romeni. Tra le numerose azioni apprezzate dal pubblico romeno e straniero, ricordiamo spettacoli umanitari pubblicizzati attraverso le TV, spettacoli alle sedi delle importanti istituzioni in Romania romene come Museo del Contadino Romeno, Museo Nazionale del Villaggio, quello che ha portato qui una bellissima mostra durante il mese di febbraio, come ricordiamo tutti, poi il Museo del Palazzo Mogoșoaia, non lontano da Bucarest, Museo Nazionale di Storia Romena, Palazzo Nazionale dei Bambini, il Club Diplomatico di Bucarest e altre istituzioni importanti. Poi spettacoli e mostre di vestiti di ispirazione popolare e folcloristica romena all'estero,
per esempio al Museo dell'Uomo a Parigi, all'Istituto Culturale Romeno di Parigi, all'Istituto Culturale Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Istituto Romeno di Venezia nel 1999, poi all'Istituto Culturale Romeno di Vienna, a quello di Berlino, a cominciare dall'anno 2001 nel campo della musica classica. La Fondazione ha contribuito all'affermazione di allievi eccezionali del Liceo di Musica Dino Lipatti di Bucarest, ormai studenti di conservatorio, e ad iniziare dal 2003 nel campo della musica popolare romena altri giovani dotati. Poi nel 2003 l'Istituto Culturale Romeno Mihai Eminescu di Budapest ha organizzato un spettacolo, una mostra, un concerto di pianoforte con l'appoggio della Fondazione Ardelia. Poi nello stesso anno l'Istituto Culturale Romeno di Parigi, anche l'Ambasciata Romena di Parigi, dove i giovani hanno presentato un concerto di pianoforte e canto. Allora loro sono già conosciuti, hanno presentato mostre, spettacoli e anche altri elementi della cultura tradizionale e moderna romena. Stasera il nostro istituto e la Fondazione Culturale Ardelia presenteranno un concerto di pianoforte, canto e fagotto con la partecipazione di alcuni giovani, come ho detto, dotati, talentati, che sono già studenti al conservatorio. Per esempio, quelli che sono qui stasera sono Andrea Cristia, pianoforte, con premi internazionali anche dall'età di 9, quando aveva 9 anni, molti premi internazionali di riconoscimento del suo talento. Poi Carmen Popa, studente, canto, secondo anno. Ioana Mândrescu, pianoforte, studente al conservatorio, e poi Cristina Gâlca, fagotto. Questi quattro ragazzi giovani presentano questo concerto qui all'istituto. Poi sarà una piccola dimostrazione, oggetti di patrimonio popolare autentico relativi alla nascita del bambino, oggetti venuti del Museo Nazionale del Villaggio grazie al dottore Rusalini Svanoni qui presente. Poi un gruppo folclorico che si chiama I Bambini della Valle di Mara, di una regione di Maramureș, vi ricordate quando abbiamo presentato con l'aiuto di quello tour operator Caldana, le regioni storiche della Romania, abbiamo visto anche quella regione del nord che si chiama Maramureș, dove la tradizione folcloristica è ben conservata. Questi bambini provengono di quell'area, che è un'area tradizionale, autentica anche quando si tratta dell'abbigliamento. E poi abbiamo finalmente la presentazione, il gruppo folclorico è istruito grazie allo sforzo della professoressa Claudia Bossu, qui presente. E poi abbiamo la presentazione di abbigliamento di ispirazione folclorica, abbigliamento fatto grazie alle sforzi della nostra ospite, della signora architetto Ardelia. Allora sarà una serata ricca, una serata interessante, anche perché si tratta di questi bambini talentati. E come vi ricordate, quando abbiamo avuto l'altro gruppo di bambini bulgari, vi ricordate che bellissima sera è stata qui all'istituto. Speriamo che questa sarà anche più bella. Allora lasciamo gli artisti di esprimersi, di parlare stasera. Grazie.
Toscata, come freddo il mare.
hai, hai! Bună seara, dragi spectatori! Bine v-am găsit! Ben trovati! Și bine ați venit la seara românească! Benvenute la serata romena! Organizată aici, la Institutul de Cultură Română! E stat organizată la Institutul de Cultură Română! Eu mă numesc Rusalin Ișfăroni. Eu sunt Rusalin Ișfăroni. Ișfăroni. Da, provin de la Muzeul Național al Satului din București. Ei sunt de la Muzeul de Vilajul din București. Și am datoria să vă prezint un obicei străvechi. Eu o dovere de spiegarvi una cosa molto vecchia del nostro paese. Un obicei care are loc la nașterea copilului în România. Un'abitudine che avviene alla nascita del bambino. Și anume masa ursitoarelor. Sarebbe il tavolo delle fate. Gli specialisti considerano che acest obicei, che questa abitudine s-a perpetuat peste timp, è stata da parecchio tempo fa, scusate che non riesco parola per parola. Deci este o zestre, o moștenire. E un nostro tesoro. Din gândirea mitologică indo-europeană. Dal pensiero mitologico europeo. Indo-europeană. Indo-europeană. Populație și cultură. La popolazione, la cultura care s-a manifestat, che è stata manifestata cam cu 3500 de ani, quasi 3500 de ani înainte de Hristos, și cam cu 2800 de ani, e quasi 2800 de ani înainte de întemeierea Romei, prima de Roma. Obiceiul ursitoarelor, le abitudini delle fate, se păstrează și astăzi viguros, sono ancora tuttora, în munții Poiana Ruscăi, soprattutto nelle montagne della Poiana Rusca, acolo unde în urmă cu 2000 de ani, dove 2000 anni fa, romanii au săpat galerii adânci, i romani hanno zappato delle gallerie molto profonde, în acești munți, in queste montagne, pentru a scoate minerul de fier, per tirar fuori, estrarre minerali, il ferro e oro. Masa ursitoarelor, questo tavolo delle fate, pe care vă arătăm acum, e che vi mostriamo adesso, așteaptă să sosească ursitoarele. Aspetta l'arrivo delle fate. Cine sunt ursitoarele? Queste fate sunt niște ființe mitologice. Sono delle essere mitologiche. Esseri mitologici. Niște zine ale destinului. Fate che praticamente prevedono il destino. Sunt trei del nascituro. Sau șapte femei. Sono tre o sette donne. Care locuiesc prin cer. Che abitano nel cielo. Sau în pădure. O nel bosco. Și vin a treia zi după o naștere. O vengono il terzo giorno della nascita del bimbo. La casa copilului. A casa di questo nasciturno. Și îi hotăresc destinul. E prevedono il destino. Îi hotăresc soarta. Prevedono tutto il suo karma. Dacă acest copil va trăi bine, se va, questo bambino vivrà bene, va fi sănătos, sarà sano, va avea o viață lungă, avrà una vita lungă, fericită, felice, înseamnă că ursitoarele i-au hotărât significa che le un destin bun. Hanno deciso per lui questo destino meraviglioso. De aceea, ursitoarele trebuie primite cât mai bine la casa copilului. Queste le fate devono essere ricevute molto bene alla casa del bambino. Ele vin noaptea târziu. Loro vengono molto tardi. Nu le vede nimeni. Non li vede nessuno. Sunt femei. Sono donne. Sunt surori. Sono sorelle. Da. Femeia care are datoria să facă legătura între aceste la donna che dovrà fare il collegamento fra le fate e il destino di questo bimbo. Și copilul nou născut se numește moașă. Si chiama ostretica, altro non so dire. Nu moașa de la spital, de la maternitate. E la donna che porta, diciamo, nei paesi una volta, probabilmente anche tuttora, praticamente porta alla luce il bambino, tale all'ombelica. Noi in Italia abbiamo lo stretto. Perciò c'è la donna del paese che fa questo prestigio, che fa questo mestiere, che è di grande prestigio. A che le parenze
E questi genitori questi genitori di questa ostretica, di questa donna Yaredatoria. Lei ha il dovere să moșească copilul, di tagliare l'ombelico del bimbo, să facă prima scaldă, fare il primo bagnetto, să pune numele, mettere il nome și să pregătească masa usitoarelor. E preparare il tavolo per queste fatte. Usitoarele trebuie să se simtă foarte bine. Loro si devono sentire molto bene a ca să hotărească un destin bun. Per dare un destino veramente migliore al bimbo. Și vedeți, sunt 7 farfurii, ci sono 7 piatti, 7 cucchiai. Se pun tot felul de bucate, cele mai buni bucate. Si mettono di solito delle cose meravigliose, squisite da mangiare. Inclusiv țuică, băutură tradițională românească. Addirittura mettono la grappa. Toate aceste alimente, toate aceste bucate. Tutto questo cibo. După ce pleacă usitoarele. Tutto questo cibo. Dimineața. La volta che sono andate via le fatte. Sunt împărțite. Al mattino vengono spartite questo cibo che è rimasto. Vecinilor și prietenilor. A dei vicini, a degli amici. Ca să le poarte noroc. Per portare fortuna anche a loro. Toată viața. Tutta la vita. Și noi vă invităm pe dumneavoastră. E anche noi invitiamo voi. Ca la urmă, după ce pleacă usitoarele, să rămâneți aici alături de noi și să degustăm un părere de sână. Un bicherino de grapa rumena. Rămasă de la usitoare! Bravo! Căciorii s-au dus mai,
Măi dorule dor, și s-o dus și l-o tăiat, măi dorule dor. Nu-i bai mândră, nu-i nimică, măi dorule dor. Dragostile așa să strică, măi dorule dor. Să strică și să tomnesc, măi dorule dor. Dar mai tare să iubesc, măi dorule dor. S-o strâga și s-o tomnit, măi dorule dor, dar mai tare s-o iubit, măi dorule dor. Mă vârbuțu, mă curii, la la la, crește iarba dragostii, la la la. Cine pocu a cosut, la 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 la, mândruțul dacă a zinit, la la la. Cine pocu a grebla, la la la, mândruțul dacă a înturna, la la la. Că s-o duzi pe aici, la 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 la, ca să-și facă armata, la la la. Păcărarea casei mele, la la la, răsărit-o floriceale, la la la. Dar eu nu le-am sămânat, la 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 la, din clopul bai eu picat, la la la. Dar eu nu le-am răsădit, la 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 la, din clopul bai eu sărit, la la la. Să culegem ce să fie.
Să simare nu-i nimnică, omenia te rădică. Și vreți să vă mulțumesc. Hai, să
signor architetto Arbella, alla Fondazione Arbella, ai professori, ai giovani, ai ragazzi che sono stati così bravi stasera. Come avete visto, è stato un festival della cultura e della musica universale, perché abbiamo partito da Handel e Tchaikovsky e Mozart, e poi siamo arrivati alla musica tradizionale romena. Avete visto anche abbigliamenti tradizionali romeni di questi giovani che erano qui, della regione di Maramureș, e poi abbigliamenti di ispirazione folclorica create dalla signora architetto Arbella. Poi anche la musica è stata una musica tradizionale romena interpretata dai giovani, e poi un'altra che abbiamo sentito quando sono venute queste giovani, bellissime ragazze, come avete visto, anche la musica era di ispirazione folclorica, come d'altronde l'abbigliamento creato grazie al talento della signora architetto Dana Arbella. Grazie mille a voi, grazie mille agli artisti, e ci vediamo la prossima volta il 26, mi pare, aprile. Grazie. Bravo, bravo! Dragii mei, vreau să vă spun ceva, să nu vă minunați că avem atât de mulți copii aici în platou astăzi, dar sunt peste două zile, este ziua copilului, deci trebuie să le dăm și lor importanță. Și pentru aceasta am să mă apropii de doamna Dana. La început am făcut o mică școală de manechine datorită faptului că sunt un creator de modă pentru copii. După câteva expoziții pe care le-am făcut la teatru foarte mic și în străinătate, am spus, zic, frumosul ar fi să fie și cu mișcare, deci rochițele să nu stea numai pe pereți. Cu ei am purtat succese nu numai în țară. Unde ați fost? Ați fost în străinătate? Da, Budapesta, Viena, Berlin, Paris, Roma, Veneția. Am înțeles, da? Și nu, bravo, da? Nu numai cu secțiune folclorică. Acești, unii dintre copii au învățat, au talente la muzică clasică. Intrând chiar în conservator, am reușit să fac concerte de muzică clasică. Adică vioară, pian, instrumente? Vioară, pian, canto, canto, sigur că la copii așa de mici sau la copii mai mici? Au crescut, pentru că să nu uităm că sunt din 98 fundație și au crescut. Au și copii acum. Nu vai. Nu. Dacă nu au, haide să-i vedem pe copii. Care seară te gândești la ea, mândată de parte o vei aștepta. O viață o aștepți cu tot, să vină ea la tine, să vină în viitor. Încotro avut, tot la ea te duci, mândra, mult o mai dorești. Ești îndrăgostit, nu știi ce ai pățit, vai, mândra o iubești. Încă tot atât, tot la ea mă duc, ca pe cum o te vezi, sunt îndrăgostit, nu știu ce-am pățit. Te mai iubesc. Grășmăriță, băleleu, bătută Dumnezeu, inima mi-ai pus pe foc, pace nu mai am deloc. Mi-ai dat ierburi belin și par necerdin. Mi-ai umplut dulcelele, zău, dorule zău, să mănânce zilele, zău, dorule zău. Mi-ai umplut dulcelele,
poate te iubește. De mai multă vreme ea te nebunește. De trei zile stai, inima tot tai. Ai înnebunit de tot, focul vrei să-l fii. Mai rău la prins, bate, mult o mai iubești. De trei zile stau. Mulțumim, copii, este extraordinar. Mulțumim foarte mult. Deci asta copilăria este prima lumina vieții, să o păstrăm în suflet albă și curată, așa cum sunt acești copii minunați pe care îi vedeți în fața dumneavoastră. Materialele pe care le-am folosit pentru aceste costume stilizate sunt ecologice. Deci pânză topită, da? Firele sunt de in, dantelele sunt croșetate de mână. De mână toate, da. Și chiar costumul pe care îl poartă Delia este făcut dintr-un ștergar, pur și simplu. Astea sunt făcute cu iglița, cum se spune, nu? Da, sigur că da. Eu vreau să vă felicit, toate lucrurile sunt foarte frumoase. Poate veniți atent o emisiune la noastră, să zicem, mai în amănunt. Dar pentru că peste 20 ziua copilului ne-a făcut o mare, mare bucurie. Iar voi, mulțumesc. Copii, sunteți frumoși, frumoși. Vă mulțumim foarte mult, copii. Mulțumesc.